Ehi, hey, shalom, shalom. Eccoci qua un altro sabato a portare la parola di verità, la verità della Sacra Bibbia. E prima di iniziare voglio dare tutta la gloria, potere, adorazioni all'unico e vero Dio vivente, Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai, Ba'asham Tfa'akudash. I miei doppi onori agli anziani e apostoli della Great New Stone GMS, Gran Pietra Mulino, per avermi insegnato questa verità e per il ministero a servizio di Yahawah Wa Yahawah Shai. E saluto gli eletti della Casa di Israele, coloro che predicano questa verità in sincerità e umiltà, che vivono e soffrono servendo l'Altissimo Yahawah e suo figlio, nostro re Yahawah Shai. Shalom agli eletti e agli Akiam e alle Akwat che ascoltano e mettono in pratica la parola della Sacra Scrittura. Siamo qua, ripeto, un altro sabato in un'altra città, in tutti i momenti, perché questo qua è un lavoro, è un ministero che siamo stati chiamati a fare ovunque ci troviamo, e quando soprattutto possiamo, quando lo Spirito ce lo permette. Questo è il ministero che Yahawah Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama con il nome di Gesù Cristo e conosce con la falsa immagine di Cesare Borgia, come vediamo qui, questa è una falsa immagine. È il nome Gesù, è un nome falso che deriva dal greco, il nome del Signore, nostro Salvatore, il figlio dell'Altissimo Yahawah Shai, colui che salva, e il suo aspetto è di colore nero, secondo la Sacra Bibbia. Così è descritto nelle Scritture. Noi siamo qua a portare testimonianza del nostro Salvatore, testimonianza del nostro Signore, e siamo qua a portare il suo messaggio, il Vangelo, cioè la buona notizia che è venuto a portarci, che il Padre ha mandato attraverso suo figlio agli eletti del popolo di Israele. Infatti siamo qua per le strade e per le vie a svegliare, a chiamare le pecore sperdute della casa di Israele e a edificare gli altri fratelli israeliti dispersi in tutto il mondo, perché il vero popolo di Israele sono i così chiamati negri, latini, taino, indios, nativi indiani d'America, o come qui nel sud Italia ce ne sono molti. Noi siamo il vero popolo di Israele secondo la Bibbia, secondo il castigo che ha colpito la casa di Israele, la punizione che il Padre Altissimo ha dato ai suoi figli, gli israeliti, gli Asharala, il popolo di Israele. E per maggioranza questo è il vero popolo di Israele, perché coloro che oggi abitano la Terra Santa sono gli Ashkenazi, sono i Khazari, è una razza caucasa che viene dal Caucaso, discendono dall'autoproclamato uomo bianco Esaù, Edom, che oggi detiene il governo, detiene il potere, e sono i diavoli della terra. Perché ricordo che diavolo non è un omino rosso come ce l'hanno descritto le religioni, ma diavolo deriva da diablos in greco ed è l'ingannatore, è l'uomo ingannatore. Gli uomini che proferiscono menzogne e vanno contro l'Altissimo sono i diavoli di questa terra. E chi sono coloro che sono andati contro le leggi dell'Altissimo e hanno fatto tutto l'opposto di ciò che è stato scritto? Sono i diavoli di questa terra, sono gli Edomiti, e il così autoproclamato uomo bianco è uno dei rami di questa razza che discende da Esaù, Edom, sono gli Amalechiti. Da Amalek discende il popolo dei Khazari, che sono coloro che oggi si proclamano giudei e abitano la Terra Santa. Loro, ecco, non sono il vero popolo di Israele. E io sono qua, mi trovo al sud Italia, dove ci sono molti israeliti, e siamo qua a chiamare loro, perché così il Padre, Yahawah, nel nome di Yahawah Shai, ci ha comandato di fare questo lavoro fino alla nostra morte o fino al ritorno di suo figlio. Che noi siamo qua, siamo negli ultimissimi momenti e tempi di questo governo sul pianeta Terra, perché il Vangelo, il messaggio, la buona notizia che stiamo portando è questa, quella là che questo mondo governato dal malvagio sta finendo e sta tornando il re, il giusto dei giusti, il re dei re, a portare il regno eterno, il regno che il Padre Onnipotente Yahawah Ba'asham Yahawah Shai ha promesso ai suoi eletti, a coloro che lo amano e che lo servono. Tutto questo, entriamo nelle Scritture, e voglio entrare nel libro del Deuteronomio,
perché noi al Deuteronomio, al capitolo 28, possiamo identificarci, perché la casa di Israele, il popolo di Israele che oggi è disperso nel mondo, ha subito una punizione, perché così come un buon padre, un buon genitore, quando suo figlio fa una cosa giusta lo premia, così quando sbaglia lo punisce affinché capisca lo sbaglio che ha fatto. E oggi noi, il popolo di Israele, siamo dispersi in tutto il mondo perché abbiamo abbandonato il Padre. Siamo andati a venerare e ad adorare cose che non hanno vita, come statue e immagini, ciò che non ha vita, ciò che è morto. Siamo andati dietro ai dei degli altri popoli, dei che non salvano e dei che non hanno vita. E per questo nel Deuteronomio, al capitolo 28, dal versetto 15, ci possiamo identificare noi come popolo di Israele. Infatti prendo un versetto che si trova a capitolo 28, versetto 37, che dice: e diventerai oggetto di stupore e di sarcasmo e di ironia per tutti i popoli fra i quali il Signore, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ti avrà disperso. E ad oggi, come possiamo ben vedere, parlo per il popolo del sud Italia, i meridionali, i terroni, come ci hanno nominato, i colerosi, se vado a specificare il popolo dei napoletani. Noi siamo diventati oggetto di sarcasmo, di ironia, siamo demigrati come popolo. E questo, insieme ai fratelli della tribù di Giuda, i così chiamati negri, insieme ai latini, ai nativi Taino, che li hanno chiamati indios selvaggi, mentre loro erano ben civilizzati, o come i nativi indiani d'America, che hanno subito la stessa sorte nostra, una sorte di oppressione e poi dopo anche di diventare ironia e zimbello dei popoli nel quale siamo stati dispersi. E diventerai oggetto di stupore, di sarcasmo e di ironia. Questo è il destino che tocca al popolo di Israele. E a oggi noi ci possiamo identificare chiaramente in questo versetto, noi napoletani che siamo oggetto di sarcasmo e di stupore agli occhi del popolo del nord Italia, che è un'altra razza che ci demigra, ci tiene sotto nella società. Ecco, il popolo di Israele oggi sarebbe stato sotto nella società. Infatti lo dice al versetto 43, dice: lo straniero che sarà in mezzo a te salirà sempre più in alto al di sopra di te e tu scenderai sempre più in basso. Qua possiamo vedere che oggi il popolo di Israele è coloro che sono gli ultimi della società, sono coloro che sono più bassi, che vivono in condizioni più critiche, sono nell'oppressione, senza lavoro, obbligati ad arrangiarsi per andare avanti, mentre gli altri popoli sono sopra di noi. Questo è perché noi capissimo che cosa significa abbandonare l'Altissimo e servire gli altri popoli, perché Yahweh Bashem, Yahweh Shai, che è il nostro Padre e Creatore Onnipotente, quando ha dato le leggi al popolo di Israele, e solo al popolo di Israele, ha fatto un patto con noi e ha detto che se noi ci saremmo impegnati, se ci fossimo impegnati ad ascoltare, ad ubbidire ai suoi comandamenti, avremmo avuto lunga vita e felicità, ma se avremmo violato i suoi comandamenti ci avrebbe disperso in mezzo agli altri popoli, e in mezzo agli altri popoli avremo sofferto. Ma questa, la buona notizia è che questa sofferenza sta finendo. Sono passati quasi più di 400 anni di schiavitù e come possiamo vedere si stanno realizzando molte profezie bibliche che precedono l'arrivo del nostro Signore Yahweh Shai, il figlio dell'Altissimo, che il mondo ignorantemente chiama con un nome falso e greco che non significa nulla. Egli presterà a te e tu non presterai a lui, egli sarà in testa e tu in coda. Quindi questo è il destino del popolo di Israele oggi,
Quindi se oggi volete identificare il popolo di Israele, basta guardare gli ultimi della società, il terzo mondo, i poveri, gli oppressi, quelli che se la passano male in questo mondo, che questa qua è la punizione che ha ricevuto il popolo di Israele. Ok? Quindi noi napoletani, insieme ai fratelli sudamericani e ai negri, possiamo identificarci, siamo il vero popolo di Israele, discendiamo dalle 12 tribù di Israele: Giuda, Beniamino, Levi, Simeon, Zebulon, Efraim, Manasseh, Gad, Ruben, Issacar, Neftali e Asher. Siamo dispersi in tutto il mondo, il popolo di Israele, e nel nome, e nel vero nome, nome ebraico, non nome inglese, italiano, spagnolo, latino, greco, il nome del padre, e non si cambia il nome, è Yahweh, che significa colui che è o colui che esiste. E nel nome di Yahweh, Baha Hashem, nel nome di Yahweh Shai, il Salvatore, suo figlio, nostro Signore, Shalom, svegliamo il popolo di Israele, che ripeto, il nome non cambia, il nome del Signore non cambia, il nome dell'Altissimo non cambia, ok? Perché mettiamo, facciamo l'esempio, se io che mi chiamo Antonio vado in America, come ad esempio tanti dicono le scritture sono state tradotte, ok, giusto, la scrittura dall'ebraico è stata tradotta al greco, poi al latino e poi alle altre lingue, ma il testo viene tradotto, ma non i nomi, perché se noi andiamo in una nazione straniera ci presentiamo con il nostro nome, in inglese my name is Antonio, in Francia je m'appelle Antonio, in Cina sarà Cin Chun Li Antonio, e lo stesso vale per il Signore. Non si cambia il nome, non cambiamo il nostro nome, non cambiamo il nome dell'Altissimo e di suo figlio. Se no perdiamo l'identità, se ti chiamano con un altro nome perdi l'identità. E ad oggi il popolo di Israele non conosce il suo creatore, non conosce il suo salvatore. È questo, per questo che siamo per le strade a presentarvelo. Perché io dico, la gente dice io credo, io lo conosco. Come fai a dire lo conosco se lo chiami con un altro nome e se lo conosci con un'altra immagine? Non puoi dire lo conosco. Cambia totalmente. Infatti, come dice in Isaia al capitolo 1 al versetto 3, dice: il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza. Il mio popolo non ha discernimento. Cosa significa? Che il popolo di Israele non conosce la sua storia. Perché ad oggi ogni popolo nel mondo ti può raccontare la propria storia. Gli arabi, i cinesi, gli americani, i domiti che sono i romani, i greci, possono raccontarti la loro storia. Ma Israele? Anzi, cosa ti vanno a raccontare oggi quando la storia di Israele? Ti vanno a raccontare quei quattro gatti che oggi abitano le terre di Israele? Che sono i Khazari, che hanno rubato l'identità del popolo di Israele dietro all'olocausto di Hitler. Ricordo che Hitler ha fatto una purificazione della razza ariana, e ha eliminato gli omosessuali, nei campi di concentramento metteva gli omosessuali, i zingari, gli handicappati, i negri, mettevano tutti quelli che non appartenevano alla razza ariana. Perché basta fare un piccolo ragionamento: se lo Stato di Israele è nato nel 1948, come ha fatto Hitler 10 anni prima a prendere gli ebrei e a metterli nel campo di concentramento, se non avevano su un documento la loro nazionalità, visto che la nazione di Israele l'hanno ufficializzata 10 anni dopo? Basta fare questo piccolo ragionamento per capire che non c'è il collegamento con gli ebrei. Sono gli americani che ad oggi le terre dell'America biblicamente sono Babilonia la Grande e la Babilonia l'America. Loro che hanno il potere oggi, ancora per poco, perché sta accadendo, sta finendo questo potere, hanno colto l'occasione di Hitler per dare una falsa identità agli ebrei, per dare una falsa identità agli israeliti. Per dire questo qui è il popolo di Israele,
quindi hanno preso, hanno messo, hanno preso il popolo. Faccio un piccolo esempio, è come se ad oggi una religione come gli evangelisti, i mormoni, i testimoni di Geova dicessero: noi siamo il vero popolo di Israele. Hanno il controllo, il potere nel mondo loro, e quindi dietro a un'azione malvagia di Hitler loro approfittano e danno un'identità al popolo di Israele. Questo è quello che hanno fatto coloro che oggi detengono il potere, sono i capi delle famiglie bancarie, Rothschild, Rockefeller, DuPont, quella gente lì oggi, loro, se tu cerchi su internet, si dichiarano ebrei, ma non lo sono. Loro discendono dall'uomo, dall'autoproclamato uomo bianco, dai Caucasi. Infatti la Bibbia lo descrive semplicemente quando è nato il primo uomo di colore rosso, perché poi l'uomo bianco non esiste, perché questo qui è il colore bianco, quindi nessuno ha la faccia bianca, ma bianco è una denominazione che si sono dati per segno di superiorità, perché loro dicono di essere la razza superiore, e quindi si sono definiti: noi siamo l'uomo bianco, a discapito dei negri quando c'è stata la schiavitù dall'Africa alle Americhe, o contro gli indios. Quelli che sono il vero popolo di Israele sono stati oppressi, mentre i diavoli di questa terra, l'uomo bianco, hanno scritto la loro storia. E quindi il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Israele oggi non conosce, sta alla storia che hanno insegnato i malvagi, che hanno insegnato coloro che hanno il potere oggi. Loro hanno il potere oggi e insegnano la loro storia, e noi, se rimaniamo nelle tenebre, cioè nell'ignoranza, ci facciamo trascinare nell'ignoranza. Se andiamo appresso a dei ciechi, finiamo nel fosso. Quindi sta qua, quando Yahweh Shai, colui che è mondo dall'ignoranza e dall'inganno, chiama Gesù Cristo, quando è venuto a portare il messaggio, che è venuto a portare la luce, significa che lui è venuto a portare conoscenza per toglierci da un mondo di tenebre, cioè dall'ignoranza, ok? Perché sta qua la conoscenza, conoscere chi sei, perché se non conosci da dove vieni, come fai a sapere chi sei? Oggi allora ci definiamo italiani, noi qui al Sud Italia, ci definiamo italiani quando lo Stato italiano è nato 150 anni fa, e prima di essere italiano che cos'eri? Qui al Sud Italia si sono già dimenticati che 150 anni fa quelli del Nord, autorizzati e accompagnati dall'esercito francese, sono venuti a invaderci. Questa è profezia biblica, questo è quello che è accaduto al popolo di Israele, ok? Infatti lo dice in Osea. Osea al capitolo 4, al versetto 6, dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Il mio popolo muore per mancanza di conoscenza. Ed è qui, lo vediamo. Lo vediamo nei paesi più poveri di questo mondo, come muore. Perché? Perché va dietro a ciò che gli insegna l'uomo. Non confida più nel suo creatore, perché non lo conosce, ma confidano negli uomini. Infatti vediamo come oggi questa situazione, questa pandemia mondiale che hanno creato per fare uno sterminio di massa, che, lo ripeto, che scientificamente la Terra non ha più molti anni di vita, l'uomo l'ha sfruttata così tanto che adesso la Terra sta proprio nei suoi ultimi anni di vita, e hanno dato la colpa alla sovrappopolazione mondiale, ma la colpa non è della sovrappopolazione mondiale, perché, come penso io, prima ai tempi una famiglia riusciva a fare una coppia, 20, 30 figli, 50 figli, ma una ventina di figli si facevano tranquillamente anche 50 anni fa, quindi non credo che sia la sovrappopolazione mondiale, ma invece è come hanno gestito il pianeta Terra, perché senza le leggi, senza i comandamenti, infatti lo dico sempre che le sacre scritture sono un manuale di istruzione su come vivere sul pianeta Terra, su come seminare, su come coltivare, su come allevare gli animali, su come mangiare, su come vivere col prossimo, completo,
quindi se non si va a seguire la Sacra Bibbia si va a finire, se non si segue il creatore, dove vogliamo andare a finire? Finiamo nella fossa, finiamo per essere bruciati, finiamo per perire. E infatti il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, come dice qui, per mancanza di conoscenza del Padre e del Figlio perisce, perché se tu non conosci il tuo Salvatore, se tu non conosci colui che ha il potere di darti la vita, di togliertela, e di come togliertela, di quanta vita darti, di come la farti vivere, se tu non lo conosci sei morto, anche se cammini sei morto, sei uno zombie che cammina se non conosci il tuo Salvatore. E soprattutto in questi ultimi tempi, dove il pianeta Terra sta morendo, i malvagi hanno dato la colpa alla sovrappopolazione mondiale e quindi stanno, attraverso il veleno, si stanno preparando ad una distruzione di massa della popolazione mondiale. Se tu non hai la conoscenza, o se non conosci colui che può venire a salvarti, perché questo qua che sta precedendo questa pandemia, questo avvelenamento di massa, sta precedendo il marchio. E una volta che arriva questo, queste sono le profezie che precedono il ritorno del nostro Signore. Quindi il mio popolo perisce per la mancanza di non conoscenza, perché se non conoscono le loro origini, non conoscono loro stessi, e se non conoscono il Signore, se hanno abbandonato il Signore, come dice il libro di Secondo Esdra, capitolo 1, 27, il Signore dice: non avete abbandonato me, ma voi stessi. Quindi quando abbandoniamo la via e la conoscenza, abbandoniamo noi stessi. Io stavo leggendo questo libro, si chiama Terroni. Terroni è un titolo demigratorio dato a noi del sud Italia da parte dei fratelli del nord, che sono venuti a invaderci, a conquistarci, a derubarci, e ci chiamano anche terroni, polerosi, è quello che si ha, è quello che più gli viene in mente di dire contro di noi. Questo libro spiega molto bene quali sono le nostre origini, e in questo libro vediamo come le profezie bibliche, come ciò che è accaduto al popolo di Israele, è accaduto al popolo napoletano, al popolo del sud. E qua possiamo identificare che il popolo napoletano, ma a parte che storicamente hanno nascosto la storia, perché dopo la caduta dell'impero romano nel 476, dopo la venuta del Signore, sono arrivati i Mori. La bandiera della Sardegna, quelle quattro teste di colore, sono i Mori, sono gli ultimi quattro re saraceni. A Napoli c'è la canzone O Saracin, che può far capire come eravamo sotto il dominio dei saraceni, ma stesso noi siamo discendenza di quei saraceni. Se abbiamo la pelle più scura è perché noi discendiamo dai negri. È per questa qua. Però questa storia non ce la raccontano a noi. Non ce la raccontano perché vogliono tenerci nell'ignoranza. E quindi noi discendiamo da i Mori che vengono dalla tribù di Giuda. Dalla tribù di Giuda, che è la tribù da dove viene il Signore, nostro Salvatore. Infatti il Signore non è di colore bianco, il Signore è di colore scuro, come è descritto nella Bibbia, Apocalisse capitolo 1, versetto 13. Lo descrive: braccia e gambe di colore bronzo bruciato e capelli bianchi come lana, come la lana, come i negri. Quella è la discendenza del popolo napoletano. E attraverso questo libro Terroni ho preso alcuni spunti e ho visto come ci somigliamo. Non ho capito. La verità della Bibbia. Non ho capito. Nessuna religione. La Bibbia non parla di religioni. No, la Bibbia parla di nazione. La Bibbia parla della nazione di Israele. E noi siamo il vero popolo di Israele. Sì. È perché il popolo di Israele è il popolo eletto. E il popolo eletto sono i figli dell'Altissimo. Tra tutti i popoli della terra,
l'Altissimo si è scelto il popolo di Israele come suo tesoro particolare fra tutti i popoli della terra. Da qualsiasi cosa ci può salvare. È il creatore, è l'onnipotente, tutto gli è possibile al Signore. Non ho capito? Non ho capito. Io sto portando il vero nome di colui che il mondo dall'ignoranza e dall'inganno chiama Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è un nome greco che significa, il vero nome del Signore è Yahweh Shai, che significa il Salvatore. Quindi, per farvi capire, il nostro nome non cambia, in qualsiasi nazione noi andiamo, il nostro nome resta uguale, e invece al Signore gliel'hanno cambiato. No, se lei si chiama Carmela non la possiamo chiamare Giovanna, gli cambia, è la stessa cosa. Quindi se il Signore si chiama Yahweh Shai non si chiama Gesù. Se il Yahweh Shai significa il Salvatore, Gesù significa Salve Zeus nell'antico greco. Quindi questa, e sto insegnando oltre al vero nome la vera immagine, l'immagine che ci hanno dato oggi è l'immagine di un Papa. No, io sto insegnando, signora, se vuole ascoltare, bene, se no, niente. Salve. Se andiamo al primo re, al capitolo. La gente purtroppo è legata a questo falso nome, ma sta là la scelta nostra, quando Yahweh Shai diceva che sarete odiati a causa del mio nome. Ditemi oggi chi è odiato a causa del nome Gesù. No, anzi, tutto amore. Però quando gli vai a presentare il vero nome, ti dicono no, il nostro nome del Signore è quell'altro. Ma vatti a informare, il Signore è nato in Israele, è ebreo, il suo nome sarà ebreo. Se gli hanno dato un nome greco che poi è diventato italiano, inglese, tedesco, ma cioè qual è il rispetto? Qual è il rispetto? A me, ripeto, se io vado in un'altra nazione mi chiamo Antonio qui, mi chiamo Antonio in America, non mi cambiano il nome. E se io, che non sono nessuno, non mi cambiano il nome, perché dobbiamo cambiarlo al Salvatore il nome? Anzi, leggo dal libro degli Atti al capitolo 4 versetto 12, spiega. E non c'è nessun altro nome che può salvare sotto il cielo. Atti capitolo 4 versetto 12 dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Uno solo è il nome. Uno solo è il nome. Non è che ognuno lo chiama a modo suo. Uno solo è il nome. E o lo accetti o non lo accetti. E per continuare riguardo al popolo napoletano che non ha discernimento, al popolo di Israele che non ha discernimento, ma io qua, siccome mi trovo al sud Italia, mi trovo in provincia di Salerno, ad Agropoli, e sono qua, ecco, a chiamare le pecore sperdute del popolo di Israele che si trovano qui. E quindi parlo al popolo del sud Italia che non sanno che per la maggior parte di loro discerne dal popolo di Israele. Qui dice al primo re capitolo 9 versetto 7 dice: io sterminerò Israele dal paese che gli ho dato, rigetterò dalla mia presenza la casa che ho consacrato a mio nome. E infatti è quello che è successo. Siccome in passato abbiamo abbandonato le leggi dell'Altissimo, l'Altissimo ci ha disperso in mezzo agli altri popoli. Adesso ha detto: vai, servite gli altri, visto che non volete servire me, servite gli altri, e ci ha mandato in schiavitù negli altri popoli. Infatti siamo dispersi in tutto il mondo. Israele sarà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. E oggi qua vediamo
come il popolo di Israele è la favola, è lo zimbello. Infatti non ci credono, ma non ci credono già gli israeliti, non ci credono che loro sono israeliti e sono gli zimbelli. Siete i negri, siete i sottosviluppati, siete i terroni, ok? Siete lo zimbello degli altri popoli, quindi svegliatevi, perché senza il potere altissimo del nome, perché se non conosci come fai, ripeto, a conoscerlo, se non conosci come si chiama, come lo chiami Dio, tutte le religioni chiamano il loro Dio Dio, ma dovete conoscere il vero nome del vostro Signore Creatore, il nome di suo figlio, perché sta là la salvezza, sta nel nome. E quindi Israele sarà la favola e lo zimbello di tutti gli altri popoli. Io voglio prendere qualche pezzetto storico di ciò che è successo quando i fratelli del nord Italia, insieme all'esercito francese, perché questa magari è anche una conoscenza che manca, che sono venuti i francesi sono anche loro, sono gli autoproclamati uomini bianchi, perché ricordiamoci che gli americani discendono da francesi, inglesi, irlandesi, spagnoli, italiani, e quello là, America oggi è Babilonia la Grande, loro sono i diavoli per eccellenza. Ma in America, come in tutto il mondo, ci sono figli di Israele sparsi dappertutto e non conoscono la storia che quando al sud Italia sono venuti a conquistarci, sono venuti non solo quelli del nord, ma sono stati accompagnati, sono stati appoggiati, finanziati dall'esercito francese. Infatti c'è testimonianza di coloro che dicevano che gli invasori parlavano una lingua loro non comprensibile, e questa lingua era il francese, lo dice qui più avanti. Quindi non potete dire io non sapevo, perché la Bibbia ci parla chiaro. Prima di iniziare vi voglio leggere dal libro di Secondo Timoteo. Questo è Secondo Timoteo capitolo 2 versetto 15, che dice: studiati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola di verità. Cioè, quindi ci dice di studiare per non presentarci il giorno che saremo presentati al Signore in vergogna, a dire: noi non sapevamo, noi non lo sapevamo. E il Signore ha detto: perché non l'hai studiato? Perché non ti sei informato a vedere tu da dove vieni, tu chi sei? Perché non hai studiato i fatti antichi, come ci dice anche in Isaia al capitolo 46? Infatti Isaia al capitolo 46 versetto 9 dice: ricordate il passato e le cose antiche, perché io sono il potere Yahweh Bashem, Yahweh Shai, e non ce n'è alcun altro. Quindi di studiare la nostra storia, di studiare le nostre origini, di studiare e conoscere il nostro potere, l'unico e vero potere vivente, perché tutte le religioni lo sanno che il potere Dio è il potere Dio di Israele, ok? Lo si conosce dai tempi antichi fino ad oggi, in tutte le Bibbie, in tutti i libri sacri si parla del Dio di Israele e non delle altre nazioni, e quindi conoscerlo. Ricordate il passato o come le cose antiche, e quindi, come diceva anche Secondo Timoteo, studiati, è studiando che noi conosciamo, così che non possiamo dire: noi non lo sapevamo, ok? Perché l'ignoranza non è ammessa, l'ignoranza, perché Yahweh Shai è venuto a portarci la luce e la conoscenza per toglierci dalle tenebre. Quindi sta qua: chi non crede nel nome di Yahweh Shai rimane nell'ignoranza, rimane nelle tenebre, occhi chiusi e al buio, questo, mentre nel nome vero del Signore si apre la verità della Sacra Scrittura, e la verità della nostra storia, delle nostre origini, la verità che ci salva la vita, ok? La verità che salva la vita, perché non pensate che la salvezza sia per tutti. La salvezza non è per tutti, la salvezza è per gli eletti della casa di Israele e per i pochi che il Padre si è scelto, ok? Perché come dice il libro di Secondo Esdra,
al secondo Esra o quarto Esra, come, che è un libro che ci hanno tolto dalle Sacre Scritture insieme ai Maccabei, insieme a, nel 1800, per nasconderci la verità e la nostra storia. Al capitolo 8, al versetto 1, dice: l'Altissimo ha creato questo mondo per pochi, ma quello che verrà, Sallachia, l'Altissimo ha creato questo mondo per molti, ma quello che verrà per pochi. Quindi la salvezza non è per tutti, ok? Quindi se ci tenete a non presentare, perché la salvezza è solo per il popolo di Israele completamente, però ci saranno due modi di essere salvati. Gli eletti del popolo di Israele saranno salvati attraverso i carri del Signore, i così chiamati UFO di oggi, che quando Yahweh Shai tornerà, verrà a prelevare un terzo, i suoi 144.000 più un terzo. Dopodiché verranno qui, su questo pianeta Terra, esplosioni di nucleare, fuoco, malattie, carestia e tutto quanto. E gli altri due terzi della casa di Israele, che periranno insieme a tutti i malvagi di questo mondo, rinasceranno nel nuovo regno, ma rinasceranno in vergogna, perché hanno scelto il mondo e non hanno scelto il Signore. Perché i due terzi che vengono lasciati qua sono i due terzi che scelgono di prendere il marchio della bestia, sono i due terzi di Israele che scelgono di confidare nella bestia. Chi è la bestia? È la società, ok? E infatti attraverso questo avvelenamento di massa tu stai confidando nella bestia. La salvezza la stai trovando in questo veleno, ok? Ma l'ignoranza paga, l'ignoranza. E poi questo libro, Terroni inizia dicendo: io non sapevo che i piemontesi sono i fratelli del nord, fratelli, ma fratelli non spirituali, fratelli in carne, non in spirituali. Insieme ai francesi, che poi lo dice più avanti, non sapevo quello che fecero al sud, lo fecero i nazisti a Marzabotto, ma tante volte per anni, e cancellarono per sempre molti paesi in operazioni antiterrorismo. Queste quando sono venuti ad invaderci, sono venuti a cancellare la nostra storia, sono venuti a cancellare la storia del popolo del sud. Lo sapevate che nel regno delle due Sicilie c'era il culto dell'ebraismo? No, non ve lo insegnano, anzi vi dicono che sono venuti i musulmani, però non c'è traccia della religione musulmana nel regno delle due Sicilie, mentre nel regno delle due Sicilie c'era il culto dell'ebraismo. Lo sapete? Infatti, come ci dice nel libro dei Salmi, al capitolo 83, Salmi capitolo 83 versetto 13: tramano insidie contro il tuo popolo e congiurano contro quelli che tu proteggi. Dicono: venite, distruggiamoli come nazione, il nome di Israele non sia più ricordato. E questo è quello che hanno fatto al popolo del sud Italia. Quelli del nord 150 anni fa sono venuti a distruggerci, sono venuti a derubarci, ad ucciderci. Lo sapevate che i primi campi di concentramento l'hanno fatto quelli del nord con quelli del sud? No. E quindi adesso ci hanno cancellato la nostra storia. Infatti, se ci fate caso, i musei di storia si trovano solo nel centro e nel nord Italia. A sud Italia non c'è storia. Anzi, a sud Italia noi siamo solo i terroni con le rosi, noi siamo. Siamo quelli che non hanno voglia di lavorare e quelli che hanno l'immondizia. Siamo questi. Ma svegliatevi, svegliatevi. Noi siamo un popolo consacrato al Signore, che abbiamo abbandonato perché siamo andati dietro all'idolatria, siamo andati ad adorare statue, immagini, crocifissi, madonne, santi, e ci siamo dimenticati dell'Altissimo e di suo figlio. È per questo che il popolo di Israele ha subito la colpa. Noi siamo il vero popolo di Israele, noi napoletani scendiamo dal popolo di Israele, ci hanno cancellato la nostra storia, sai? Quello che sto insegnando è il vero nome del Signore, che è Yahweh Shai, non è Gesù Cristo è un nome greco. Yahweh Shai è il suo nome, è l'immagine del Signore secondo la Bibbia, è di colore scuro. Quella è una narrazione. Bravissimo.
mentre questa immagine qua che ci hanno data, questa qua è l'immagine di Cesare Borgia, è il figlio di un papa, questo qui. Cesare Borgia, Alessandro VI, bravissimo. E Cesare Borgia, questo qui, Leonardo da Vinci che lavorava per loro, ha dipinto il Salvator Mundi, questo quadro qui. E ad oggi a noi nelle chiese ci insegnano questa immagine qua. E quindi noi non possiamo dire che noi conosco il Signore, che tu lo chiami con un altro nome e lo conosci con altre immagini. Quindi io, secondo la Bibbia, perché non la mia opinione la prendo, ma tutte le immagini. Ma secondo la Bibbia, l'immagine del Signore è questa qua, di colore scuro, i capelli bianchi e la rossa come ce l'hanno i neri. E noi discendiamo da questo popolo qua, perché noi del Sud Italia siamo più scuri rispetto a quelli del Nord, siamo stati saraceni, sai chi sono i saraceni? Quattro re di colore della bandiera della Sardegna, erano neri. E quella è la storia che ci hanno nascosto nei libri, sai? E io qua sono qua a svegliare il popolo di Israele e a dirti che voi non siete italiani, perché l'Italia è nata 150 anni fa. Voi venite dalla nazione di Israele, che oggi Israele è distinto di tutto il mondo. Quelli che oggi abitano Israele non sono il popolo di Israele, sono gli Ashkenazi, i Gazzari, è una razza malvagia. Bravissimo. Infatti la Bibbia, che non è un libro religioso, come te lo insegnano le religioni, la Bibbia è un libro storico, racconta la storia del popolo di Israele. Infatti attraverso questa storia, io adesso leggendo il libro Cerroni, vedo che ciò che è successo al popolo napoletano, ciò che è successo al popolo di Israele, e quindi porto questa conoscenza qua. Se volete ricordarvi, portarvi via qualcosa di buono in nome del Signore, perché il nome del Signore non cambia, il nostro nome è come noi. Se io mi chiamo Antonio a Napoli, mi chiamo Antonio in America, voi vi chiamate Carmela qui, Carmela in Spagna, in Cina, la stessa cosa è il Signore, è un nome ebraico, Yahawah Shai, il suo nome, Yahawah Shai è tutto il mondo, l'hanno cambiato, non è il nome vero, quindi ricordatevi questo. Quindi al Salmi capitolo 83 versetto 3 dice: tramano insidie contro il tuo popolo e congiurano contro quelli che tu proteggi. Dicono: venite, distruggiamoli, il nome di Israele non sia più ricordato. Ed è quello che hanno fatto con i così chiamati negri, con i così chiamati latini, taino, indios, nativi indiani d'America, che adesso come noi del sud, adesso noi ci vogliamo chiamare italiani, loro si vogliono chiamare peruviani, colombiani, argentini, oh! Ma lo capite che quelle là sono nazioni che sono nate 100 anni fa, 200 anni fa? E quella là è la nazione, è il nome, è il vostro nome di schiavitù. Cioè voi siete schiavi in Italia, quindi siete schiavi italiani, siete schiavi in Argentina, schiavi argentini. Ma la vostra vera origine è Israele, Yasharallah, ok? I principi del potere. E loro, i malvagi, l'autoproclamato uomo bianco, che come potete vedere nella storia, solo lui è andato a fare guerra e distruzione e omicidi nel mondo. Solo il così autoproclamato uomo bianco è andato in Africa, è andato in Asia, è andato nelle Americhe, solo loro. Non si sente di gente di altri colori che hanno fatto quello che ha fatto l'uomo bianco in tutto il mondo, ok? Infatti come ci dice nel Vangelo di Giovanni, questo è Giovanni capitolo 10 versetto 10, dice: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Questo è quello che fanno i malvagi e i ladri, vengono per rubare. Sono venuti qua al sud Italia, ci hanno derubato perfino delle posate che avevamo nei cassetti delle case. E più del 70, questa è una notizia che basta che scrivete su internet, su Google, e vedete, più del 70% dell'oro che l'Italia ha nelle banche proveniva dal sud Italia. Sono venuti a derubarci, ammazzare e distruggere. Sono venuti a distruggere il nostro popolo, sono venuti a ridurci in povertà, in schiavitù. Schiavitù, ma non schiavitù con la frusta, la schiavitù è anche questa vita che facciamo, pagare tutte queste tasse, dipendiamo da loro per il mangiare, non abbiamo più il nostro pezzo di terra per coltivarci e per mangiare, dobbiamo andare per forza nei loro supermercati. Questa è anche una schiavitù, è la schiavitù anche
moderna, quella là di adesso, è attraverso questo avvelenamento. Che se tu non ti avveleni, non prendi il veleno, non puoi far parte di questa società. Loro vogliono che tu sia tuo schiavo, vogliono marchiarti come una bestia. Loro sono il padrone e voi siete il gregge. Questo governo vi vogliono marchiare, vi vogliono fare il Green Pass e vi dovete avvelenare per questo Green Pass. Vogliono proprio identificarvi, come fanno gli allevatori con le mucche, così fanno loro con voi, con questa siringa. Ok? Questi sono i malvagi, questo è il ladro, ok? È il diavolo, perché lo ripeto, il diavolo non è quello che vi ha insegnato la Chiesa, il diavolo è quello che ci ha insegnato il Signore. Diavolo dal greco diablos significa ingannatore, l'uomo menzognero, l'uomo che inganna è il diavolo, ok? Questi sono i diavoli. Infatti, se ricordate, quando parlava di Giuda Iscariota, diceva tra di noi c'è un diavolo, tra di noi c'è un diavolo, perché poi Giuda è andato a tradire il Signore, è andato ad ingannarlo, perché gli diede un bacio e poi lo fece catturare, lo fece arrestare. Questo stiamo portando, la conoscenza. Perché nelle religioni non trovate conoscenza, nelle religioni trovate solo confusione. Infatti le religioni non sono bibliche. La religione è stata creata dall'uomo per creare confusione. Così che i giovani d'oggi, talmente che stanno confusi, non si avvicinano neanche più. I giovani d'oggi non credono più, perché non capiscono, cioè perché no, gli hanno dato talmente tante versioni diverse, tante interpretazioni diverse nella Bibbia. Una religione dice una cosa, una religione dice un'altra, una religione dice un'altra, che i ragazzi ad oggi non si interessano più, anzi cosa fanno? Trovano più logico credere nella scimmia. Ah sì, noi veniamo dalla scimmia. Cioè, non leggono più la Bibbia, non leggono le scritture. Eppure è il primo insegnamento che, e pensate che tutte le religioni, o come anche questi malvagi qua sono venuti a fare distruzione qui al sud, ma soprattutto nelle Americhe, sono venuti a farle nel nome falso di Gesù Cristo, ok? Nel nome falso di un nome greco che significa salve Zeus, sono venuti a distruggere. Quindi già qua capite che il nome del Signore non è un nome greco, ma è il nome ebraico. E qui possiamo capire l'inganno che hanno creato le religioni. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ma qua mi pare che a me nessuno si applica alla dottrina, all'insegnamento del Signore. Qua mi pare che la gente va presso alla morte, accende il telegiornale e si parla solo di morte, parli in giro e parli solo di morte e catastrofe. Cioè, se uno credesse nel vero Signore, io ti crede nel Signore, ti parla di vita, ti dà parole di vita e di vita eterna e ti dice come comportarti per vivere felice e per la vita eterna, questa vita eterna che ad oggi a tutti i credenti del mondo, tu gli vai a parlare di vita eterna, dicono la vita eterna, cosa stai dicendo? Ah scusa, ma allora credi o non credi al Signore? Il Signore è venuto a parlarti della vita eterna, del regno eterno. Ricordatevi che all'Altissimo tutto è possibile, basta toccare qualche meccanismo nel nostro corpo per renderci eterni, basta toccare qualche meccanismo per non far invecchiare le cellule in noi, per renderci più longevi. Quindi sta qua nel credere. Come fate a dire io credo se poi non credete alle sue parole? In chi credete? State credendo nel falso, credete in Cesare Borgia, quello che la Chiesa vi ha presentato. La Chiesa vi ha presentato un Dio falso, con un nome falso e con un'immagine falsa, capelli lunghi, bianco. Il Signore nella Bibbia è descritto negro con capelli ricci, cosa c'entra quell'immagine lì? E quindi Yahawashai, il Salvatore, che è venuto a portare parole di vita eterna, a chi crede in me, non solo dire io credo, ah bravo, ok, tu credi, vai. Io credo e metto in pratica la tua parola. Io credo e seguo il tuo esempio, ma non come cioè non si può essere perfetti. Quello che ci chiede però è al meglio delle nostre possibilità. Che cosa ci chiede lui? Giovanni 14:15. Se mi ami, osservi i miei comandamenti. Siamo d'accordo?
se voi mi amate osserverete i miei comandamenti. Quali sono i comandamenti? I comandamenti del Padre sono 600. Sono 600, ma non dobbiamo, non possiamo oggi rispettarli tutti e 600, perché ci troviamo in un sistema che non ci permette di osservare tutti i comandamenti. Però ci sono comandamenti che possiamo osservare. Ad esempio quello là di non mangiare il maiale è un comandamento. Quello là di non adorare assolutamente, ma principalmente. La Chiesa vi ha nascosto il secondo comandamento, che su tutte le Bibbie del mondo, in tutte le lingue, il secondo comandamento è chiaro. Si trova nell'Esodo, al capitolo 20, dove ci sono scritti 10 comandamenti. Il secondo comandamento: non farti immagine e né scultura di ciò che è nei cieli, e non ti prostare davanti a tali cose. Quindi statuine, immagini, madonnine, crocifissi da buttare via. Non sono, non, il Padre non vuole che adoriamo queste cose qua, perché quelle là sono cose morte, non hanno vita. Come facciamo a dire vicino a una statua, vicino a un pezzo di legno, questo è il mio Dio? Il mio Dio è vivente ed è potentissimo. Non è un pezzo di legno o un pezzo di pietra. Il mio legno non è un'immagine, il mio Dio, ok? E questo è il secondo comandamento. Quindi se mi amate osserverete i miei comandamenti. Sta qua. È per questo che a oggi il popolo del sud Italia si trova in questa situazione qua. Si trova in questa situazione perché hanno abbandonato il Signore. E allora il Signore li ha abbandonati nelle mani degli altri popoli. Ripeto, è un buon genitore, il papà, un genitore, la mamma e il papà. Se il figlio si comporta bene, ti premia. Ma se un figlio si comporta male, un buon genitore lo punisce il figlio. E così anche noi. Quando eravamo il suo popolo, ci comportavamo secondo i suoi comandamenti e ci ha dato tanta ricchezza, ma non ricchezza a livello di denaro, ricchezza a livello di cibo, di animali, di serenità, ricchezza proprio di... perché la vera ricchezza è la serenità e la pace, la vera ricchezza. Perché oggi puoi avere i soldi del mondo e non hai la serenità, non sei ricco. Ma quando abbiamo disubbidito, quando siamo andati ad adorare ciò che non era l'Altissimo, e ci siamo iniziati a fare l'immagine e siamo andati a prendere un santo e a prendere una Madonna, a prendere altre cose, non è biblico, non è biblico. Quella là è una dottrina degli uomini. Infatti Yahweh Shai, quando è venuto sulla terra, dice: voi insegnate vicino alle religioni, lo disse alle religioni dei tempi, ai farisei, ai sadducei, la stessa cosa come oggi cristiani e musulmani. Diceva: voi insegnate come parola di Dio ciò che viene dalla dottrina e dall'insegnamento dell'uomo. Non insegnano ciò che viene dal testamento, cioè Antico Testamento, Nuovo Testamento. Ci ha lasciato dei testi, la testimonianza del Padre sta nella Bibbia. Infatti se leggete le scritture vedrete che le religioni non sono bibliche, non c'è una religione che rispetta la Bibbia. Uscite dalle religioni, fratelli miei. Quindi quelli del nord hanno cancellato la nostra storia del sud Italia. Faccio vedere. Vedo un po' il... Non smetteremo mai di fare questo ministero, di portare la parola di verità, fino al giorno della nostra morte o fino a che non torna Yahweh Shai. Questo è il nostro lavoro, questa è la nostra vita, questo è il nostro tesoro, ok? Quindi studiatevi, o popolo di Israele, ma oltre a quelli che ancora non hanno questa conoscenza, a quali il Padre non ha ancora svegliato, ma ai miei fratelli, agli Achiam e alle Aquat che sono in questa verità, continuiamo a studiare per allenare il nostro spirito, per allenarci spiritualmente, per stare sempre vicini alla parola del Padre, ok? Questo è un libro scritto. Ma è stato documentato, prima di scrivere questo libro sui terruni, l'autore si è documentato.
e dice: ne sapevo che i Fratelli d'Italia, arrivati dal nord, svuotarono le ricche banche meridionali, regge, musei, case private, rubando persino le posate per pagare i debiti del Piemonte e costruire immensi patrimoni privati. Questo è quello che hanno fatto quelli del nord, venendo a derubarci a noi del sud come si dice, hanno costruito a nord, si sono evoluti, si sono a nostre spese. Vediamo se riesco a trovare un versetto. Isaia 42, capitolo 42, versetto 22 dice: ma questo popolo è un popolo spogliato e saccheggiato, sono tutti legati in caverne e rinchiusi nelle prigioni, sono abbandonati al saccheggio e non c'è chi li liberi. E questo è quello che è successo al popolo napoletano quando è venuto il così autoproclamato uomo bianco a invaderci, a saccheggiarci, per arricchirsi lui, per fare le fabbriche al nord, le aziende al nord, per sviluppare di più il nord Italia. Perché ad oggi con le ricchezze che hanno preso dal sud Italia hanno sviluppato il nord Italia, e adesso noi siamo la piaga per gli italiani, siamo il sud povero, il sud che non ha voglia di lavorare, il sud sottosviluppato. Noi eravamo sviluppatissimi, eravamo la terza potenza europea dietro Francia e Inghilterra fino a 150 anni fa, ma i malvagi ci sono venuti a derubare, a saccheggiare, e con il bottino hanno sviluppato il nord. Capite la storia? Ma questo popolo è saccheggiato e spogliato, sono tutti legati in caverne. Questo è Isaia capitolo 42 versetto 22. Sono tutti legati in caverne, rinchiusi nelle prigioni. Infatti la maggior parte dei rinchiusi nelle regioni al sud Italia, perché la povertà fa venire fuori la delinquenza. Come si dice, la fame fa uscire il lupo dal bosco. È la stessa cosa che hanno fatto, derubandoci, saccheggiandoci, non avendo più niente. Cosa ci hanno fatto fare? Hanno messo delle leggi, e quindi anche per necessità e bisogno hanno violato la legge degli uomini e sono finiti nelle carceri. Infatti le carceri del sud sono piene in confronto a quelle del nord. Oppure se vediamo che quel denaro sono gli stranieri, non sono i diavoli degli uomini bianchi, sono abbandonati al saccheggio e non c'è chi li liberi. Quindi questo, non c'è chi li liberi, perché? Perché ripeto, non avete abbandonato me, dice l'Altissimo, ma voi stessi, ok? Abbandonando lui abbandoniamo noi stessi. Infatti, come dicevo prima, che noi eravamo il terzo paese più sviluppato d'Europa dietro Francia e Inghilterra 150 anni fa, e ci invidiavano. È una cosa che è successa, una storia biblica che è successa sia nella Bibbia sia nella realtà. Successe che uno specialista inviato da Cavour nelle due Sicilie riferì di un mirabile organismo finanziario e propose di copiarla in una relazione che è una lode sincera e continua. Praticamente mandarono al sud Italia a investigare questa organizzazione, ma a vedere anche le ricchezze che avevano il popolo che abitava il Regno delle Due Sicilie. E cosa hanno fatto? Hanno visto tutte le ricchezze che avevamo e si sono organizzati e ci sono venuti a saccheggiare e a derubare. E questa qua è una storia che troviamo nella Bibbia, nel libro del secondo re, che successe ai tempi del profeta Isaia. Qui si trova
nel libro secondo Re al capitolo 20 e dice al capitolo 20 versetto 12 che dice: in quel tempo Berodach Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia. Babilonia significa Babylon, 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 che significa terra di confusione. Infatti sono i maghi della confusione questa gente. Mandò una lettera e un dono a Ezechia perché aveva sentito che Ezechia era ammalato. La lettera non è che si spediva come ad oggi, si mandavano degli ambasciatori, si mandavano. E quindi Ezechia, che era il re di Giuda a quei tempi, diede udienza agli ambasciatori e mostrò loro le stanze dove erano tutte le cose preziose: l'argento, l'oro, gli aromi, gli oli finissimi, il suo arsenale e tutto quello che si trovava nei magazzini. Non vi fu cosa nel suo palazzo e in tutti i suoi domini che Ezechia non mostrasse loro. Praticamente ha mostrato, come hanno fatto quelli del sud con quelli del nord Italia, che mostrarono la loro organizzazione e le loro ricchezze, lo stesso fece Ezechia con gli ambasciatori di Babilonia. Allora il profeta Isaia andò dal re Ezechia e gli chiese: cosa hanno detto quegli uomini? Da dove sono venuti? Ezechia rispose: sono venuti da un paese lontano, da Babilonia. Isaia disse: che hanno visto in casa tua? Ezechia rispose: hanno visto tutto, tutto quello che c'è in casa mia, non c'è nulla nei miei tesori che io non abbia mostrato loro. Allora Isaia disse a Ezechia: ascolta la parola del Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ecco, verranno i giorni in cui tutto quello che c'è in casa tua e tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino ad oggi sarà trasportato a Babilonia e non ne rimarrà nulla, dice il Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. E questo è quello che è accaduto al sud Italia. Sono venuti, Camillo Benso, conte di Cavour, ha mandato gli ambasciatori a Sud Italia a vedere le ricchezze che avevamo nel Sud Italia, così come hanno fatto anche i coloni con Cristo, i conquistadores, con Cristoforo Colombo. Sono andati lì, hanno visto tutte le ricchezze che avevano i fratelli delle altre 10 tribù di Israele che sono nelle Americhe. E sono venuti, dopodiché, dopo che hanno visto le nostre ricchezze, si sono organizzati e sono venuti a derubarci, a saccheggiarci e ad ucciderci. Questo è stato lo stesso destino che è successo al sud Italia con quelli del nord, lo stesso destino che è successo agli israeliti, i così chiamati indios, latini e taino e nativi indiani d'America, e lo stesso che è successo ai tempi del profeta Isaia con Ezechia, che vennero gli ambasciatori da Babilonia e videro le ricchezze del nostro regno, le ricchezze che il Padre Onnipotente aveva dato a noi. Io sono di Napoli. È di Napoli, ma che brava persona. Kala lal Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'asham Kakudash, tutte le lodi, tutte le adorazioni e gloria a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Noi siamo degli strumenti nelle mani dell'Altissimo, nelle mani di suo figlio. Il sole sta andando, sta per iniziare lo Shabbat, perché come ci insegna la scrittura, la giornata inizia quando il sole tramonta, inizia un nuovo giorno. Alla sera inizia il giorno e non a mezzanotte come hanno insegnato i romani. E quindi Shabbat Shalom, Akia, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Kakdash, Barakatam. Beh, detto questo, spero di essere stato edificante. E lascio tutto nel nome del Padre Onnipotente, Yahweh Ba'asham Yahweh Shai Ba'asham Kakdash. I miei doppi onori agli anziani apostoli della Great Mission GMS per avermi insegnato questa verità, e saluto gli eletti della Casa di Israele che sono dispersi in tutti i punti della terra, che predicano la verità della Bibbia in sincerità e umiltà e che vivono e soffrono al servizio di Yahweh Ba'asham Yahweh Shai. Shalom, Machia, alla prossima.
Shalom.